Cari amiche, cari amici, oggi abbiamo preparato l'olio di iperico. L'iperico, o erba di San Giovanni o erba di scacciadiavoli, è stata raccolta a livello di sommità fiorite. Quindi sono state messe all'interno di questo barattolo di vetro e il barattolo è stato riempito con olio extravergine di oliva. Verrà lasciato per circa 5-6 settimane, dopodiché e si procederà alla filtrazione e alla conservazione dell'olio, che nel frattempo sarà diventato rossastro all'interno di bottiglie di vetro scure e conservate al riparo dei raggi solari. Ecco, l'iperico contiene diversi flavonoidi, tra cui l'ipericina, la quercetina, la rutina, l'iperoside. Sono sostanze ad elevata azione antidepressiva, ma servono anche per curare diverse affezioni della pelle e a favorire la cicatrizzazione delle ferite. In particolare, nel passato, i cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme utilizzavano, secondo la dottrina dei segni, queste piante per curare le ferite. Per quale motivo? Sulla base della dottrina dei segni, ogni parte di pianta che assomigliava ad un organo del corpo umano era ritenuta utile per la cura delle infermità. Per cui le foglie di iperico in realtà non hanno somiglianza con nessun organo del corpo umano. Tuttavia, se guardiamo contro luce queste foglioline, ci accorgiamo che per via della presenza delle ghiandole traslucide sembrano bucherellate, perforate. Da qui il nome Ipericum perforatum. Per cui, se sono perforate, potevano avere una utilità per curare le ferite. E quindi venivano utilizzate già tantissimi secoli fa, ma il loro uso nelle campagne della Sicilia e di altre regioni d'Italia è assodato e consolidato. Quindi, durante il periodo di San Giovanni si raccolgono le sommità fiorite e si prepara il cosiddetto olio di iperico o di piricò, e quindi si utilizza generalmente per una stagione, ma se ben conservato si può utilizzare anche per 2 anni. E ora passiamo a vedere la pianta nel giardino dei semplici dell'orto botanico dell'Università di Palermo. L'iperico perforato o erba di San Giovanni è scientificamente noto con il binomio di Ipericum perforatum. Si tratta di una pianta perenne appartenente alla famiglia delle Ipericacee. Si riconosce facilmente per via delle ghiandole traslucide che si hanno nelle foglie, che guardate in controluce evidenziano piccole perforazioni. Ecco, anche le perforazioni si possono vedere anche nei petali e nei sepali. Addirittura nei sepali possiamo notare dei puntini neri che sono praticamente ghiandole ricche di ipericina. Se strofiniamo i fiori con le dita, ci rimangono praticamente le dita colorate di rosso proprio per via della quantità di ipericina che contiene. Ecco, questa pianta si trova lungo i bordi strada, si trova anche ai margini dei boschi, nei pascoli aridi, in tutte le regioni italiane e in quasi tutti i paesi del mondo. Infatti la specie originaria della regione mediterranea è diventata ormai subcosmopolita. È una pianta storicamente utilizzata, appunto, come abbiamo visto, nella medicina popolare per produrre l'olio di iperico. Una raccomandazione: quando si usa l'olio di iperico non bisogna esporsi al sole, in quanto si tratta di un prodotto fotoallergenico, quindi l'esposizione al sole potrebbe causare dei danni notevoli.
Per preparare l'olio di iperico bisogna in ogni caso affidarsi ad un esperto, a qualche persona che ha esperienza, non bisogna inizialmente fare il fai da te, perché si potrebbe facilmente scambiare specie. Ci vediamo martedì prossimo.